Oggi con l'oroscopo musicale di Silvia Pagni c'è una grandissima della musica italiana, ma possiamo dire è diventata comunque un emblema della musica internazionale, Laura Pausini, che ieri ha compiuto, possiamo dire, mezzo secolo, brutto detto così. No, perché è brutto? Vabbè, no, mi verrebbe da dire che è partita con la solitudine e adesso invece è piena di Sì, gente. vero. La Pausini, attorno a sé c'è un mondo intero, quindi. No, ho voluto dire un po' l'età, anche se non si dice, Ah, però vabbè, ma lei perché? rappresenta Ma è una veramente un bella età, simbolo insomma. della nostra nazione, perché poi Beh, sì, comunque. è un genere musicale a me lontano, lo devo dire, Però poi però. sicuramente le conosci tutte le canzoni, cioè io ho Ma scoperto, vedi, la solitudine ho la conosco. parlato di Sì. artisti in generale, sono stato anche a dei concerti di cantanti che non amavo. Però poi quando mi sono ritrovato lì, le sapevo le Dai, il canzoni. live cambia, eh. Io ho ballato come un pazzo sulle note di Ivana Spagna. Questo per dirti che difficilmente, insomma, ho avuto l'occasione di acquistare i CD, long play all'epoca. Di quest'artista, però poi quando mi sono trovato in piazza e davanti a me è uscita fuori questa cantante, ho cominciato a ballare come un pazzo. Della Pausini conosco diverse canzoni perché mi sono passate nelle orecchie durante i viaggi in macchina, però insomma, giù il cappello di fronte a un artista che ha portato il nome dell'Italia in giro per il mondo e poi ci sono i numeri che danno la conferma della bontà della sua qualità, quindi parliamo di una chicca straordinaria che ci ha regalato ancora E Silvia andiamo Pagni subito a e guardarli buon insieme, allora. compleanno soprattutto a Laura Pausini. Assolutamente sì. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno del toro nasceva una grande cantante conosciutissima in tutto il mondo. Con 226 dischi di platino, pensate, 70 milioni di dischi venduti veramente in tutto il mondo. Nel 1974 a Faenza nasceva Laura Pausini. Papà Fabrizio Pausini è un cantante di piano bar, mentre mamma Gianna Ballardini è una maestra d'asilo. Laura Pausini, fin da ragazzina, inizia ad affiancare il padre nelle serate di piano bar lungo la riviera romagnola. Nel 1991 viene iscritta al Festival di Castrocaro e supera le selezioni con il brano New York, New York. E nel 1992 partecipa e vince al concorso televisivo Sanremo Famosi con il brano Si sta così. Dopo la vincita, la Warner Music Italy le offre un contratto e la possibilità di lavorare a un progetto discografico sotto il marchio della CGD. Il grande successo le arriva nel 1993 sul grande palco del Festival di Sanremo con il brano La solitudine. Nel 1994 torna di nuovo al Festival di Sanremo, nella sezione Campioni con Strani Amori, aggiudicandosi il terzo posto, ma grazie al successo ottenuto con Strani Amori e il suo nuovo album, Laura, si allontana dall'Italia per tentare l'esordio sui mercati stranieri. Nello stesso anno partecipa al Festival Bar con il brano Gente, ricevendo il premio Europa come artista italiana che ha venduto più nel mondo.
Nel 1995 fa il suo esordio anche nel mercato inglese, pubblicando l'11 maggio la raccolta Laura Pausini, che le consente di raggiungere il successo anche in America Latina e in Spagna. Viene invitata anche dalla bellissima e bravissima Barbara Streisand nel suo party di nozze negli Stati Uniti per esibirsi in Se ami sai, e al pianoforte c'era niente di meno il produttore David Foster. Nello stesso anno duetta con Ray Charles nel brano Surrender to Love, che viene inserito nell'album postumo Genius in France del 2005 di Ray Charles. Questo singolo Surrender to Love diventa il trampolino di lancio internazionale per la Laura Pausini. E lei diventa appunto la prima cantante italiana a ricevere il Grammy Award. Non manca nemmeno al concerto del 2010 per il progetto Amiche per l'Abruzzo. Ecco alcune curiosità di Laura Pausini. Il suo primo esordio da cantante fu all'età di 8 anni, quando in un ristorante Napoleone di Bologna cantò Dolce Remy. Laura Pausini ama andare in bicicletta e ama vivere all'aria aperta. Alcune dichiarazioni di Laura Pausini. Sapete chi era la prima persona famosa che ho conosciuto? Era Lucio Dalla. Lucio veniva a mangiare quasi tutte le sere nel ristorante a Bologna, dove io facevo piano bar con il mio babbo, il Napoleone. E una sera, quando finì di cantare, venne vicino a me e mi disse: "Ma cosa fai nel ristorante? Vai fuori e vai a spaccare il bip ai passeri." Un'altra dichiarazione di Laura Pausini sul brano La solitudine. Inizialmente il brano cominciava con Anna se n'è andata, invece di Marco se n'è andato, ma per il resto la storia era la fotografia della mia vita fino a quel momento. Perché io comunque andavo veramente a scuola con il treno delle 7:30 e Marco era il mio fidanzatino dell'epoca e per questo quando cantavo quel brano mi emozionavo sempre. Un'altra citazione: "Non mi sento a mio agio in posti dove la priorità di uomini e donne è il successo. Il denaro è il modo migliore per esibirlo, altrimenti sei una nullità." E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto lunedì prossimo e vi auguro un buon fine settimana e un buon di pomeriggio. Ciao da me Silvia Pagni.